Tredicesimo canto del Purgatorio della Divina Commedia, facile facile per voi. Allora, questo è un canto che a detta di molti studiosi è, così dicono, è il meno interessante, il peggio riuscito, diciamo così, tra virgolette, di tutta l'opera dantesca. Io non sono molto d'accordo perché ci sono degli elementi molto importanti e, che vedremo a breve. Anche qui la poesia dantesca è molto, molto alta, molto potente. Siamo quindi nella seconda cornice del Purgatorio. Abbiamo lasciato la prima cornice. Dante e Virgilio hanno finito il canto scorso, che stavano salendo la scala che li portava dalla prima alla seconda cornice. E Dante ci dice che questa cornice è del tutto simile a quella precedente, se non che è più piccola, come ovviamente. Nell'inferno scendevamo dal cerchio più grande al cerchio più piccolo, anche qui saliamo dalla cornice più grande alla cornice più piccola, fino ad arrivare in cima, dove ci sarà appunto il paradiso terrestre. E appunto Dante e Virgilio si trovano su questa cornice, e Dante ci descrive questa cornice dicendoci appunto che è similissima a quella precedente, e però non ci sono né bassorilievi né lastroni a terra, né, quindi né bassorilievi a terra né alle pareti, e la cornice è tutta di roccia, è fatta tutta di roccia, tutta allo stesso modo. Virgilio lì si guarda un po' intorno e riflette ad alta voce, dicendo che se rimangono fermi lì ad aspettare qualcuno che gli dà consigli sulla strada da prendere, sicuramente aspetteranno per molto molto tempo. Quindi dice a Dante che devono muoversi, e appunto si gira dal lato destro. Dante descrive questo movimento di Virgilio in un modo molto molto poetico, molto molto bello, si vede proprio il movimento. Quindi Virgilio si gira dal lato destro seguendo il sole, e fa quasi un'invocazione al sole, dice appunto che il sole è l'astro che deve illuminare la vita di tutti gli uomini, e gli uomini devono comunque andare sempre verso il sole. Ovviamente il sole in questo caso è metafora di Dio, metafora di verità, metafora di giustizia, insomma. Quindi cominciano a camminare, e fanno all'incirca 1 miglio, e a questo punto Dante sente sopra di sé delle voci che, come se passano sopra di lui, e non fa in tempo a finire la prima, che subito sente la seconda. E queste voci sono i tre esempi di carità, in quanto in questa cornice sono puniti gli invidiosi, quindi l'opposto dell'invidia è la carità. Quindi Dante sente sopra di sé queste voci che sono appunto gli esempi di carità. La prima voce dice: non hanno vino, e si riferisce ovviamente a un episodio del Vangelo. Il primo miracolo che Gesù Cristo fa è il miracolo che fa alle nozze di Canaan, praticamente dove ci sono queste nozze, finisce il vino e la madre Maria chiede a Gesù, dice a Gesù: non hanno più vino, fai qualcosa. E Gesù compie il suo primo miracolo, trasformando l'acqua in vino. Quindi la carità di Maria che chiede al figlio di fare questo miracolo, e la carità di Gesù che era lì come invitato nel fare questo miracolo e benedire quindi queste nozze. La seconda voce, Dante non fa in tempo a sentire che la prima voce finisce, che subito arriva una seconda voce, e questa seconda voce dice: io sono Oreste. E questo è un altro esempio di carità, stavolta preso dalla mitologia classica. Oreste era il figlio di Agamennone. Agamennone viene ucciso da sua moglie e dall'amante. Oreste, insieme a un suo amico, decide di vendicare il padre Agamennone, e però vengono scoperti, e a questo punto Oreste viene condannato a morte, e praticamente il suo amico si sacrifica, dicendo che lui che il vero Oreste era lui. E Oreste non conferma questa cosa, dice: no, non è vero, il vero Oreste sono io. Insomma, per carità, i due, per grossa amicizia e per carità, i due tentano di salvare la vita all'altro nello stesso modo, appunto, accusandosi di essere Oreste. E il terzo esempio di carità che Dante sente è, appunto, Dante non fa in tempo a chiedere spiegazioni a Virgilio, che ne arriva subito un altro di questi esempi, un'altra di questa voce sopra la sua testa. È appunto una frase famosissima di Gesù Cristo, che è: ama il tuo nemico, ama il tuo nemico, perché amare il tuo amico è troppo semplice. Questo è un episodio del Vangelo ben conosciuto.
Quindi a questo punto Dante è dubbioso e si rivolge verso Virgilio e Virgilio spiega che cosa ha appena sentito. Dice: "Hai appena sentito gli esempi di carità in quanto siamo nella cornice degli invidiosi e vedrai che alla fine, dopo che avrai visto gli invidiosi, prima di vedere l'angelo che custode di questa cornice, tu sentirai, vedrai gli esempi di invidia punita." Quindi, data questa spiegazione, continuano a camminare e Virgilio dice a Dante: "Guarda, lì ci sono delle ombre, apri bene gli occhi, guarda e guardali", insomma, gli fa accorgere di queste anime, le anime degli invidiosi. Dante appunto vede queste anime che sono sedute lungo la parete della cornice e cantano appunto dei salmi in onore dei santi, quindi invocano il nome di Maria, il nome dell'Arcangelo Michele, il nome di Pietro e di tutti i santi. Quindi Dante ci dice appunto che la loro condizione è abbastanza commovente, abbastanza toccante, questa condizione fa piangere Dante, in quanto queste anime di questi invidiosi sono vestiti di un panno, Dante dice di un panno che è uguale al colore della roccia al quale si appoggiano, e dice appunto che ci dice Dante che Virgilio si trova sulla parte esterna della cornice e queste, appunto, queste anime sono appoggiate alla parete della cornice. Sono vestite di questo vestito grigio e la loro condizione lo fa piangere in quanto dice che non c'è, è convinto Dante che non c'è uomo sulla terra talmente duro da non piangere a una visione del genere, in quanto queste anime hanno gli occhi cuciti come gli spalvieri quando devono essere addomesticati, ovvero sono cuciti questi occhi da un fil di ferro che appunto gli cuce gli occhi e loro piangono per questa condizione. Quindi è una visione abbastanza forte che ha Dante di queste anime, dice appunto che sono come i ciechi che si trovano fuori le chiese, che con la loro condizione, insomma, dolorosa, creano dolore nelle persone che li guardano. Ecco, allo stesso modo, Dante ovviamente fa l'esempio con i ciechi, proprio perché queste anime sono cieche, sono cucite, hanno gli occhi cuciti, quindi allo stesso modo creano compassione nel poeta. Indossano un panno di cilicio, quindi un panno abbastanza, un panno ruvido come il cilicio, quindi abbastanza fastidioso, e si appoggiano ognuno alla spalla dell'altro e tutti quanti appoggiano la schiena alla parete della cornice, come abbiamo detto. Quindi Dante, una volta che vede queste anime, si rivolge a queste anime. Gli sembra oltraggioso passare in mezzo a queste anime senza essere visto e senza che nessuno si accorge di lui, sicché si rivolge al poeta come a dirgli: posso parlargli? E Virgilio ovviamente gli dice: sì, sii conciso, facciamo in fretta. E quindi Dante si rivolge a queste anime dicendogli appunto con un'espressione bellissima, chiamandole anime che sono destinate a vedere la luce del paradiso. E chiede se tra di loro ci sono delle anime che furono italiane, che furono appunto, che vissero in Italia. Risponde un'anima abbastanza lontano, quindi Dante deve un po' vedere da dove viene la voce, e quest'anima dice che appunto forse tu stai cercando qualcuno che fu straniera in Italia, in quanto noi siamo tutti cittadini del paradiso. E dice appunto quest'anima, dice: io sono stata straniera in Italia, sono stata italiana, ho vissuto in Italia. Quindi Dante si avvicina a quest'anima e la trova quest'anima che praticamente, come fanno i ciechi quando sentono un suono, un rumore, girano la testa verso questo suono, però non percependo benissimo da dove viene, quindi cercano con la testa questo suono. Quindi in questo Dante trova quest'anima che in questa posizione, con la testa tirata su, che cerca appunto da dove l'origine del suono. Quando Dante si trova al cospetto di questa persona, gli dice: dimmi chi sei, raccontami la tua storia. E a questo punto questa persona comincia dicendogli che lei quando era viva si chiamava Sapia, cioè Sofia, sarebbe
Il suo nome vuol dire saggia, infatti lei dice, però io non fui tanto saggia perché praticamente questa è una donna sienese, la zia di Provenzan Salviani, l'abbiamo visto, l'abbiamo incontrato nella cornice precedente. Quindi questa donna ci dice appunto che lei fu molto invidiosa in vita sua e praticamente gioiva più del dolore degli altri che delle sue gioie personali, e tant'è che quando i suoi concittadini andarono in una battaglia del Colle della Valdelsa, andarono in questa battaglia, lei pregò Dio che appunto i suoi cittadini perdessero questa battaglia e fu così, l'esercito sienese venne sconfitto e lei gioì talmente tanto che si rivolse verso Dio dicendogli che ormai neanche lo temeva più. Appunto come fa il merlo quando pensa che l'inverno è già finito. E Dante fa questa similitudine, questo paragone. A questo punto, lei in punto di morte si pente della sua vita invidiosa e dovrebbe stare nell'antipurgatorio, ma le preghiere del marito, Pier Pettinaio, furono tante e intense al punto che si ritrovò subito in questa seconda cornice, la cornice degli invidiosi. Dante dice appunto che sapì a questo punto, intuendo che Dante è vivo, dice, gli chiede chi sei, e Dante appunto risponde, dicendogli chi è, dicendogli che tornerà sulla terra, dicendo anche che anche lui, passerà del tempo in questa cornice, ma non moltissimo tempo, con gli occhi cuciti. La sua paura più grande, la paura più grande di Dante è di passare moltissimo tempo nella cornice precedente, cioè col masso sulla schiena, nella cornice dei superbi, in quanto Dante sa di essere un superbo. Quindi questa affermazione di Dante apre un discorso. Diciamo che nel purgatorio le anime praticamente salgono le cornici in base ai molti peccati che hanno fatto sulla terra e stanno più o meno su una cornice a seconda di quanto hanno peccato quel peccato in vita. Mentre nell'inferno abbiamo visto che la situazione è statica, cioè se uno muore e va nel cerchio dei golosi, lì rimane per l'eternità. Mentre nel purgatorio, proprio perché è una montagna che va scalata, le anime dovranno purgarsi di tutti i peccati fino ad arrivare in paradiso. Ovviamente se hanno fatto quei peccati, perché se ne hanno fatti solo due si purgano i due peccati, se li hanno fatti tutti e sette si purgano tutti e sette i peccati. Quindi questa affermazione di Dante è molto, a mio avviso, è molto interessante proprio per questo motivo. E continuando a parlare, Sapia chiede a Dante come mai è lì e chi lo sta accompagnando. Dante appunto dice che è lì e viene scortato da Virgilio e sta facendo questo viaggio per i motivi che sappiamo. E a questo punto Sapia risponde in un modo un po' anche sorpreso. Sapia ha intuito che Dante è vivo, però sentirselo dire gli crea sorpresa. E dice a Dante che se tornerà quando tornerà in terra, di parlare bene di lei e soprattutto di andare nella città di Siena e di riabilitare un po' la sua figura. E dirà che appunto se andrà nella città di Siena incontrerà un popolo vanitoso, un popolo vanesio, un popolo che spera di risolvere i suoi problemi con l'acquisto del porto di Talamone, come ha fatto con la ricerca del fiume Diana, ma questa cosa non gli porterà nulla, questo acquisto di questo porto di Talamone non gli porterà nulla, e a soffrire di questo saranno soprattutto gli ammiragli. Ora, queste ultime parole sono un po' misteriose, ma vogliono dire all'incirca questo, che la città di Siena in quel periodo stava cercando di comprarsi un porto, il porto di Talamone, una zona chiamata Talamone, per avere uno sbocco sul mare, ma questa impresa fallì miseramente, perché questo porto, questa zona aveva bisogno di una bonifica che non riuscì ai sienesi, e poi fallirono anche nella ricerca del fiume Diana, che era un fiume che si pensasse passava sotto la città di Siena e sboccasse al mare, ma appunto investirono tanti soldi per cercare questo fiume e non trovarono. E Sapia Sienese ci dice appunto che a dolersi di questa cosa saranno soprattutto gli ammiragli, ovviamente gli ammiragli della flotta sienese, una flotta che non verrà mai messa in piedi. E con queste parole abbastanza misteriose si chiude questo canto.